Vito il primo relatore, il professor Domenico Fulgione, che romperà un po' il ghiaccio di questa presentazione, di questa giornata. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie Manuel e grazie all'ASNU, che è un'associazione effettivamente attiva a tutti i livelli, e quello che loro dicono, abbiamo organizzato tanti seminari, per noi docenti è qualcosa di straordinario, perché riguarda una didattica che noi non facciamo, su aspetti pratici, su aspetti che non sono contemplati semmai nel percorso formativo, e va ad integrare quella che è la cultura dei naturalisti, dei biologi in genere, e il che non può che farci piacere e fare i complimenti. Io vi parlerò del rapporto tra l'uomo e il cinghiale. Questo è il titolo della relazione che vi illustrerò. Non ho slide, ho soltanto la mia voce e degli appunti che ho preso per organizzare il discorso, perché è molto articolato, è molto complesso questo rapporto tra l'uomo e il cinghiale. Non è stato sempre molto facile. È una storia che comincia molto tempo fa, prima di tutto. È una storia che comincia circa un milione di anni fa. Un milione di anni fa, quando Sus Scrofa si speciava nella parte più orientale dell'Asia, insieme a un'altra specie di cinghiale che si chiamava Sus Strozzi, che poi è andato a finire più che altro nell'isola di Giava e a Sulawesi, dove è diventato Sus Verrucosus e Sus Celebensis, altre isole che evocano molto la presenza di Homo. Da quelle parti, per esempio, c'era Floriensis e c'è passata molta della nostra umanità. Che succedeva in quel periodo, mentre razzolavano questi cinghiali nell'Asia e si speciavano e cominciavano ad occupare tutto il Paleartico? Homo sapiens non c'era sicuramente, ci stava l'Erectus, che comunque cacciava e aveva a che fare con la fauna locale. Però non era molto appassionato di cinghiali, a quanto pare. Dei ritrovamenti, non più dell'1%, nei ritrovamenti fanno riferimento a dei cinghiali, o comunque a dei sus. Homo erectus era più appassionato di elefanti, ghiotto di elefanti, e quindi si cimentava più nel cacciare un elefante piuttosto che i cinghiali. Questo è un fatto importante, perché poi questa non attaccamento, diciamo, non amore dal punto di vista anche culinario del cinghiale, continua anche successivamente con i primi Homo sapiens che escono nella prima ondata circa 120.000 anni fa e trovano già i cinghiali che hanno occupato tutte quante le parti del Paleartico, no? E quindi ci sono i cinghiali sui Balcani, ci sono i cinghiali nei tre rifugi glaciali come quello iberico, italiano e quello appunto balcanico in Nord Europa, ma manco Homo sapiens è molto appassionato di cinghiali. Homo sapiens nei ritrovamenti, nei picchi massimi si trova il 5% di prede che fanno riferimento al cinghiale. Deve essere una carne veramente terribile. Neanderthal, che è quello che più ha mangiato cinghiali, in un ritrovamento nella Turchia meridionale, ritrovano il 9% nei ritrovamenti ossei di cose che ha mangiato Neanderthal, 9% che è la misura più grande. Mi sono chiesto, ma come mai non piaceva questo cinghiale? Effettivamente doveva essere una carne poco appetibile. Il cinghiale che viveva centinaia di migliaia di anni fa, o qualche migliaio di anni fa, doveva essere una cosa tipo il facocero di oggi, che non è molto mangiato. Oggi mi sono un po' documentato, piace quando è giovane, i facoceri femmine, i maschi sono quasi indigeribili, c'ha il 2% di grasso. Immaginate quanto era legnosa la carne di questo animale, no? Del cinghiale di una volta. Il facocero oggi viene utilizzato solo in Polonia, perché hanno fatte delle salsicce che vengono arricchite molto di grasso di maiale, si chiamano le cabanosi, queste salsicce strane di facocero che vengono mangiate in Polonia, anche un'altra bizzarria dei nostri gusti. Fatto sta, questo cinghiale non piaceva. Questo cinghiale non piaceva ed doveva essere anche difficile da cacciare. Voi immaginate Neanderthal e Sapiens che si cimentano con i mammut e non vanno a caccia di cinghiali. Dipende anche dal fatto che è una bestia feroce, era una bestia feroce e lo è anche un po' tutt'oggi. Cinghiale oggi a volte riesce a respingere anche le pallottole dei fucili. Molti cacciatori con cui ho avuto a che fare mi hanno detto: noi abbiamo sparato dei cinghiali e non sono morti, e poi li abbiamo risparati in altri punti e abbiamo trovato le pallottole di piombo che si sono fermate nella pelliccia. Hanno queste pellicce che sono proprio delle corazze, perché poi le cospargono di fango, e immaginate quanto è difficile cacciarlo.
nel periodo, per esempio, si parla di cinghiale in maniera sempre di bestie molto feroci, molto difficili da prendere. Ulisse aveva una cicatrice rilevante fatta da un cinghiale, quindi doveva essere un animale non tanto avvenuto. Tutto questo non rapporto buono continua fino più o meno all'epoca neolitica. Nella rivoluzione neolitica le cose un poco cambiano. L'uomo comincia a crescere demograficamente, comincia la passione per la domesticazione di piante e animali e comincia a domesticare la maggior parte dei ruminanti. Perché i ruminanti che cosa fanno? Trasformano quella che è la produzione primaria, le piante, in carne, in latte, in pellicce. E poi a un certo punto domestica anche casualmente, come anche Darwin diceva, quasi in maniera fortuita, animali come il cinghiale. Perché fortuita? Perché alcuni animali cominciarono ad avvicinarsi alle installazioni umane. Le installazioni umane producevano rifiuti, scarti alimentari, ossa, feci, che potevano interessare a canidi, ma anche a cinghiali selvatici, che in quel momento cominciarono a cambiare la loro dieta. E cominciarono a cambiare anche l'uomo. Iniziò una specie di trasformazione tra queste due specie, quasi mutualistica. E quindi la domesticazione del maiale rientra nel processo di domesticazione di Homo in maniera del tutto originale rispetto agli altri animali. Melinda Zender, che è la conservatrice dello Smithsonian Institute, del Museo di Storia Naturale, dice: tutti gli animali mammiferi sono stati domesticati perché serviva carne, latte e così via. Il cinghiale no. Il cinghiale non è un ruminante. Il cinghiale è, dice Melinda Zeder, un frigorifero. Trasforma quelli che sono i rifiuti in carne, in prosciutto, in pancetta. Si riesce a stoccare carne da quello che era lo scarto degli uomini. E quindi rappresenta un modo di conservare degli alimenti che altrimenti andavano scartati. E quindi la domesticazione di un animale che non rientra nello spettro tra pecore, capre, mucche o cavalli. Tutt'altro. E dall'epoca neolitica cambia totalmente il rapporto tra uomo e cinghiale. Perché? Perché prima di tutto il cinghiale diventa maiale. Il maiale è sempre la stessa specie del cinghiale ed è interfecondo. Ma con il maiale, con questo split evolutivo che si è creato tra maiale e cinghiale, inizia veramente una nuova stagione, sia dal punto di vista dell'allevamento, dei rapporti con questo animale, ma anche dal punto di vista della caccia. L'uomo si riscopre cacciatore di cinghiali, aumentano tantissimi i record fossili dei cinghiali, cominciano ad essere appetibili, forse sono più buoni, o forse la popolazione umana comincia a crescere tanto che si mangia tutto, ci sono mammiferi estinti proprio perché sono stati completamente mangiati da Homo sapiens, e il cinghiale comincia a rientrare come elemento appetibile per la caccia. Che cosa significa elemento appetibile per la caccia? Significa che l'uomo inizia a spostarlo nel mondo, per due motivi fondamentalmente. Inizia a spostarlo sia perché quello domesticato viene esportato. Noi abbiamo fatto un'analisi su alcuni campioni antichi di ossa di maiali e di cinghiali, siamo arrivati ad estrarre il DNA fino a campioni che sono datati fino a 1800 anni prima di Cristo, quindi tutta l'epoca del bronzo, l'epoca romana, e abbiamo visto che già si scambiavano cinghiali. C'è un aplotipo in particolare, che viene una specie di targa genetica del mitocondriale, del DNA mitocondriale, che si chiama Y1, che è tipico della mezzaluna fertile, della zona di Israele, della Palestina. Ebbene, già 2000 anni prima di Cristo lo ritroviamo in Corsica, lo ritroviamo in Sardegna, è stato trasportato. Ma come è stato trasportato? Sotto forma di cinghiale o sotto forma di maiale? Perché questo cambia molto. Beh, in tutti e due i modi, secondo noi. Infatti abbiamo trovato questi tipi di elementi sia in ambiente domestico che non in ambiente domestico. E questo elemento di spostare animali sulla Terra crea due fenomeni importanti. Uno è quello della feralizzazione del domestico. Che cosa significa? Significa che un animale che è stato trascinato fuori dalla selezione naturale, che era adattato a vivere nel bosco, una macchina da guerra, come vi ho raccontato prima, viene reso appetibile all'uomo. Viene reso grasso, con dei colori ben visibili, perché deve essere rosa, deve essere bianco e nero, perché lo si può pascolare senza perderlo.
La coda a pennello non serve più per liberarsi dei parassiti e quindi diventa arricciata, le orecchie grandi, diventa qualcosa che funziona bene in ambiente antropico, in ambiente domestico, in una selezione artificiale. Ecco, questo elemento, con lo spostamento di questo elemento, comincia a sfuggire dall'ambito domestico e rientra, perché è interfecondo ancora col cinghiale, e rientra ancora al cospetto della selezione naturale, creando dei fenomeni di ibridazione. Voi direte, e che cosa significa? Significa molto, perché da dopo l'epoca neolitica in poi, anche un po' più avanti, non si capisce più che c'è sul territorio. Non si capisce più se c'è il cinghiale, c'è un maiale, c'è un ferale o c'è un ibrido tra il cinghiale e il maiale. E tutti questi sono continuamente rimescolati tra di loro. È importante capire questo aspetto, perché uno dei problemi, faccio un salto a quello che accade oggi, della emergenza cinghiale che si sta vivendo e della capacità adattativa di questo animale, di quanto questo animale riesce ad adattarsi ad ecosistemi nuovi e quanto questo animale riesce a riprodursi in maniera così forte, a questa enorme fertilità. E qui veniamo alla fertilità. Perché è importante la fertilità? Perché se io seleziono il maiale perché mi piace grasso, mi piace rosa, mi piace che c'è i prosciutti, devo renderlo anche molto fertile. I maiali fanno fino a 12 14 cuccioli. Quando si ibridizza con il cinghiale, questa fertilità naturalmente la trasferisce alle popolazioni di cinghiali e le rende più fertili. Noi abbiamo misurato con dei marcatori genici che una grossa parte dei cinghiali che hanno oltre i 6 cuccioli hanno un elemento di introgressione con gli animali domestici, sono stati contaminati dal domestico e dovunque aumenta questa introgressione genica si trova che hanno più cuccioli di quelle che sono le mammelle. Quindi funziona questa fertilità. Probabilmente non funziona il fatto che un domestico che ritorna al cospetto della selezione naturale funzioni come macchina, perché il colore è quello che un lupo lo vede, le orecchie non funzionano bene, l'olfatto, il cinghiale è un macrosmatico, l'olfatto che governa tutta quanta la vita di uno di questi animali, perché con l'olfatto trova una femmina, con l'olfatto trova il cibo, sa dove l'acqua, è l'olfatto di un maiale. E noi abbiamo visto, con delle ricerche fatte sulla mucosa olfattiva, che durante la domesticazione le cellule sensoriali della mucosa olfattiva quasi si diventano molto rare, diventano poche. La funzionalità di queste cellule, misurate con alcuni marcatori tipo l'olfactory marker protein o l'MPY, crolla completamente durante la domesticazione, giustamente, che ci serve un maiale sentire bene. Bene, questi animali riportati nel selvatico, ibridati, e questo elemento di male adattamento nel selvatico riemerge. E come? Aumentano le cellule della mucosa olfattiva. Quindi questi strani animali non sono male adattati e fertili, sono ben adattati, sentono gli odori. Recentemente abbiamo visto anche che altri recettori olfattivi, si chiamano odorant binding protein, delle proteine che acchiappano le particelle odorose e le trasportano, vanno ad eccitare i neuroni, anche quelle funzionano bene, funzionano meglio in questi animali. E non solo, hanno delle mutazioni non sinonime sull'alfa elica che crea questa proteina, ma per farla semplice, crea questa mutazione, un maggiore dinamismo della proteina. Ci hanno spiegato dei biochimici che queste proteine di questi animali ferali che hanno questa mutazione sono più frenetiche, diciamo. Quindi sono fertili, se percepiscono bene l'ambiente. Voi pensate a tutte le popolazioni australiane, quelle che chiamano gli hog o americani importate, sono fertili, sentono bene l'ambiente. Direte, vabbè, però la colorazione li fa fuori, perché essere bianchi e neri in un ambiente dove c'è il predatore naturale che ti uccide, la fitness si abbassa, non dovresti avere... Ebbene no, qui subentra un altro discorso, il predatore naturale, perché laddove la mancanza di criptismo che hanno creato queste popolazioni rimescolate nel mondo potrebbe creare un problema, perché il predatore le individua facilmente, ma ci deve essere il predatore. Negli ultimi decenni il predatore principale del cinghiale o del maiale o del ferale o di quel mischia francesco che adesso sta sul territorio è stato da noi perseguitato in una maniera incredibile, è stato ucciso e venivano dati i premi ai lupari che uccidevano i lupi avvelenati o nelle tagliole. La popolazione italiana è scesa tantissimo, la statistica che fece
Mesce Boitani negli anni 70 contava 100-110 lupi in tutto l'Appennino. La stessa pubblicazione di Boitani dice che, per esempio, nel Parco del Cilento, dico questa mattonella perché noi ci lavoriamo e li contiamo i lupi, erano due lupi sugli Alburni, forse uno sul Cervati e forse uno sul Motola, dice Boitani nel 74. Ora ci sono 70-80 lupi, cioè il lupo se l'è passata proprio male male. E allora mettiamo insieme gli elementi. Questo cinghiale, grazie all'uomo, cambia totalmente la sua struttura e la sua funzionalità nell'ambiente. Si ibridizza con il maiale. In una ricerca recente fatta da Simona Petrelli nel nostro gruppo, ha visto che un'analisi genomica basata su 34.000 siti di mutazione, quasi tutti i cinghiali del sud Italia sono ibridati col maiale. Quasi tutti. E c'è un motivo perché quelli del sud Italia. Perché ricordate quando vi ho detto che l'uomo li trasportava, gli insediamenti dei Fenici, i Romani, perché nel sud Italia c'era la Magna Grecia, spostavano animali, sono tutti ibridati in base a questa analisi genomica. Sono animali che funzionano bene nell'ambiente, non hanno nemmeno problemi di omozigosità. Sempre in questa analisi genomica che abbiamo fatto recentemente, abbiamo visto che i tratti omozigoti, si chiamano RO, analizzando il genoma, sono abbastanza piccoli e infrequenti, come quelli del cinghiale. Di solito animali presi dal domestico soffrono di una bassa variabilità genetica che spesso diventa il loro, diciamo, peggiore problema. Ebbene, questi non ce l'hanno. Funziona bene il loro olfatto. Funziona bene, però voi direte, sì, funziona bene nel senso che riescono a discitare le loro mucose olfattive, ma a che serve un olfatto buono? Cioè, riescono poi ad utilizzarlo. Maria Buglione, il nostro gruppo, in un periodo che andò in Spagna a perfezionare una tecnica per vedere che mangiava l'etere italica, lavorò con dei bioinformatici e imparò a fare delle pipeline in cui dal genoma delle cacche e delle lepri vedeva quante piante avevano mangiato. Tornò con questa esperienza e dicemmo: senti, perché non ci analizzi anche le cacche dei cinghiali e vedi che si mangiano, e dei ferali, e degli ibridi, e dei domestici, e vediamo un poco se questa capacità olfattiva ritrovata attraverso questa sensazione è uguale. Bene, io non mi ricordo i dati a memoria. Se un cinghiale mangia 33 piante di 23 famiglie, nello stesso posto, l'ibrido, il ferale, quel domestico strano, mangia 34 piante di 21 famiglie. Cioè, è capace, con le sue capacità olfattive, di individuare, di entrare in una nicchia trofica assurda per un maiale che per centinaia di anni ha mangiato sfarinati fatti di quattro elementi. Riacquista questa capacità. E cosa più interessante, di queste 34 piante, non sono le stesse del cinghiale, ma tutt'altro. Se il cinghiale mangia fabace, mangia ghiande, il ferale mangia leguminose per la sua maggior parte. Cioè ha spostato la nicchia trofica con la stessa diversità su altri elementi. Allora ci siamo chiesti, ok, è vero, sente bene, mangia bene, ma tutto quello che mangia riesce ad assimilarlo e ha comunque le protezioni anche da un punto di vista immunitario per stare in ambiente selvatico? Sì, perché sempre dall'analisi degli escrementi ci siamo resi conto che il microbiota intestinale, quello che determina anche le nostre difese immunitarie e la capacità di assimilare questi cibi, è del tutto simile a quello del cinghiale e si è notevolmente diversificato da quello del maiale, dove si assisteva a un microbiota neotenico. Neotenico significa che i maiali, anche adulti, hanno un microbiota come quelli dei piccolini, dei giovani. È un fenomeno di neotenia che nel domestico si trova spesso. Bene, messo in ambiente selvatico, questo animale fertile, funzionale, ha tutte le carte in regola per poter far crescere in maniera esponenziale la popolazione. Manca il predatore, l'ambiente si sta trasformando grazie ai cambiamenti climatici globali e all'abbandono delle aree interne. Parlavamo con Claudia Troiano del nostro gruppo che studia la composizione forestale e l'impatto del pascolo. Mi diceva stamattina, me lo sono segnato, che a parte che negli ultimi decenni le foreste sono aumentate del 78% e i pascoli sono diminuiti del 19%, ma l'indice di frattalità, è un indice che fa capire un po' com'è complesso il margine forestale, è sceso da 1,7 a 1,2, che è tantissimo. Cioè il paesaggio si è semplificato. E allora, veniamo a noi. Perché oggi ci sono tanti cinghiali? Ci sono tanti cinghiali perché abbiamo creato delle condizioni ambientali. Abbiamo fatto degli animali che funzionano bene
ovunque, sono fertili e riescono ad avere una biologia riproduttiva esplosiva da un punto di vista della quantità di figli che fanno. Hanno vissuto per decenni senza il predatore. Adesso il lupo se la sta passando un poco meglio, ma non ce la fa, non ce la fa assolutamente. E poi, e concludo perché non so a quanto sto, un quarto d'ora e concludo, e poi sono adattabili. E voi direte, e come fate a dire che sono adattabili? Sono adattabili e capaci di colonizzare qualsiasi ambiente, che questo fosse un po' legato anche al fatto che oggi i cinghiali li vediamo nelle città, li vediamo che stappano le buste delle spese delle signore, vanno nei cassanetti, si abituano a mangiare in situazioni particolari. Un po' dipende sempre da noi, dal fatto che noi abbiamo una cattiva gestione dei rifiuti, al fatto che maggior parte di quelli che hanno i cinghiali nelle città è perché gli danno da mangiare. Noi se ci segnalano, in quel paesino del Cilento i cinghiali entrano nella piazza, poi sempre per dire che qualcuno che ci porta il cibo. Dipende da noi. Ma loro hanno qualcosa di particolare, che in poche generazioni riescono ad avere comportamenti così sfrontati, così capaci di invadere ambienti che prima non conoscevano. Quando io ero studente, sulle pietraie di Altura, dove viveva la Coturnice che studiavo, i cinghiali non si vedevano mai. Adesso i cinghiali stanno sulle pietraie d'Altura. I cinghiali stavano nella macchia mediterranea e sforavano nella Querceta, adesso li trovi nella Faggeta, a parte che li trovi nelle ville cittadine. Come fanno a fare questo? Noi abbiamo un'ipotesi, e concludo con questa ipotesi perché è tutta da verificare, abbiamo solo un tassello che ci prova questa ipotesi, che questi animali, oltre ad avere tutte queste belle cose e questo rapporto terrificante con l'uomo, perché poi tutto quello che vi ho raccontato, interfacciatelo con le popolazioni umane, crea disagi, crea danni ambientali, crea danni economici ai parchi nazionali. Ebbene, questi animali hanno anche un'altra caratteristica. Sono capaci di adattarsi rapidamente a nuovi ambienti perché hanno una sorta di preadattamento. Preadattamento è una parola che non piace a molti evoluzionisti. Noi quando pubblichiamo un lavoro e parliamo per la prima volta di preadattamento, alcuni referi dicono, ma non esiste il preadattamento, perché l'adattamento è figlio delle condizioni di selezione naturale, quindi no, non esiste una cosa pre se non c'è la selezione naturale. E io lo dico in maniera provocatoria, preadattamento, perché? Perché che cosa abbiamo capito, abbiamo notato noi nelle popolazioni di questi cinghiali, Abbiamo notato che queste mucose olfattive con questi recettori belli funzionali cominciano a funzionare bene già al 44esimo, 50esimo giorno della gestazione, cioè quando sono degli embrioni. Adesso si sa che molti mammiferi sentono gli odori già quando stanno nel liquido amniotico, anche noi umani, anche i ratti. E quindi se la mamma ha determinate abitudini, che mangia il peperoncino, sente un odore sgradevole, viene percepito anche dal bambino, dal figlio, nel liquido amniotico. Ma nessun mammifero che noi abbiamo trovato in bibliografia o che abbiamo visto comincia così presto. Prima della metà della fine della gestazione. La gestazione di un cinghiale è circa 111-112 giorni. Al 40esimo-50esimo giorno già sono attivi tutti i recettori olfattivi. Loro sentono gli odori. Cosa comporta questo aspetto? Comporta che loro già hanno esplorato, prima di nascere, gli ambienti che ha sentito la madre. Se la madre è andata a mangiare nella spazzatura, è andata in una ghiandaia, ha fatto dei percorsi olfattivi particolari, è andata in un castagneto, loro già lo sanno. E già sanno quello che alla madre non piace o fa male e che non fa male. Quando nascono, completano questa formazione con dei comportamenti che sono tipici dei piccoli di cinghiali, stanno sempre col muso attaccato alla madre, sentono gli odori di quello che mastica, è proprio tipico dei cinghiali. Lo completano, ma loro hanno già un'informazione su quelli che sono gli ambienti che la madre ha assaggiato e che quindi loro possono invadere e quindi aprirsi a nuove nicchie che prima erano totalmente precluse. Ed è una marcia importante da un punto di vista evolutivo. Noi abbiamo solo questa prova e non possiamo dire che questa cosa sia vera. Però ci piace talmente che la vogliamo verificare. Per adesso vi ringrazio e passo la parola. Non so se devo stare qua per delle domande o no. Prego. Ho visto le tue foto bellissime. Sì.
Quando ho detto che si è differenziato nel paleartico, poi abbiamo cominciato a spostarli in questo proprio scalo. Una sottospecie balcanica, quando avete fatto due sistemi? No. No. Quando è stato istituito l'ente parco, già le introduzioni cinghiali erano state vietate. No. No, sono sicuro perché adesso io sono consulente del parco da diversi anni. Prima di me era il mio professore, e quindi un po' lo seguivo da quando è nato il parco, e il parco non ha mai introdotto fauna selvatica se non il cervo e capriolo nel 2006, mi pare. Nel 2006. No, ma neanche il parco è sovrano, cioè non può essere una cosa. Non sono avvenuti. Sono avvenuti prima però, perché nel parco, nelle zone per esempio di Punta Licosa o nelle zone del Gelviso, neanche del Cervati, si siano nelle zone cosiddette di ripopolamento e cattura, dove la fauna selvatica veniva immessa, ripresa e lanciata per la caccia. Prima dell'istituzione dell'ente parco, quindi parliamo prima del 94, dato che chi governava la fauna selvatica erano gli ambiti territoriali di caccia, dalla 157 in poi, del 92, allora gli ambiti territoriali di caccia lanciavano cinghiali, come oggi lanciano fuori dal parco fagiani, lepri, introducono una cosa tipo 2500 lepri in provincia di Salerno ogni anno, che comprano in Argentina, in Cecoslovacchia. Cinghiali sono stati vietati, se ricordo bene, dal 2005, anche nelle zone in Italia è vietato lanciare cinghiali, però prima si potevano lanciare e prima si è successo quello che lei dice, nel senso prima del 94 sono stati acquistati, esistono proprio le fatture di acquisto, cinghiali dalla Sardegna, dai Balcani, poi quelli dei Balcani erano fantastici perché erano belli, grossi, i cacciatori si divertivano di più. Io non sono molto appassionato di sottospecie, però per dire la specie che veniva importata si chiamava Sussostrofa attiva, basta il nome e dice tutto. E quindi l'hanno fatto risalire. Una caratterizzazione genetica, a parte questa che è stata fatta recentemente, genomica, con Simona Petrelli, ma fatta da Valeria Maselli negli anni scorsi, utilizzando il mitocondriale, ha trovato che di tutti i cinghiali del Cilento, che ne aveva genotipati in 200 cinghiali, di tutti i cinghiali del Cilento, l'11% sono, diciamo, la sottospecie autoctona, quella che i tassonomi hanno chiamato Sussostrofa maiori, l'11%. Il 5% sono asiatici, tutto il resto sono est europei. Attualmente, ma è una cosa che si è creata sicuramente dopo il parco. Poi sì, l'emergenza cinghiali è ovunque, nel Cilento è molto sentita. Sì, io so di documentazioni di altre parti d'Italia dove accadono gli stessi incidenti stradali, però sì, è sentita. Io che me ne devo occupare, quindi dico sì, è sentita e spero di risolverla. Però, come ho detto più volte, non si risolve agendo soltanto nel parco del Cilento. Gli animali non conoscono i confini dei parchi. Hanno le cartine che si dicono, io sono del Cilento, io sono delle aree contigue, vanno fatte delle azioni coordinate. Purtroppo la regione Campania non fa questo, nella regione, nelle ATC, nelle ex province che adesso ancora si occupano di aspetti venatori, e quindi non lo so come faremo. Nel fatto del Cilento sicuramente agiremo con delle limitazioni numeriche, ma i cinghiali entrano da tutte le parti, sono ovunque, andrebbero fatte delle azioni più coordinate per arginare il fenomeno. Il fenomeno è molto esteso, non è di un parco nazionale, di una provincia, però sì, disastri del genere sono stati fatti, oltre al fatto che in Cilento, come in molte parti dell'Appennino meridionale, la pratica del pascolare i maiali è sempre stata fatta, quindi noi troviamo cinghiali pezzati. Fino a qualche anno fa c'era la pratica di prendere la scrofa in estro e farla ibridare dai cinghiali, la legavano a un ramo e se ne andavano. Perché?
perché gli allevatori, gli maiali, sapevano bene che il loro principale problema era l'omozigosi, la consanguinità. Dicevano, devono mettere sangue nuovo nell'allevamento, altrimenti c'erano geni in omozigosi e nascevano maiali malformi. Per mettere sangue nuovo, piavano una scopa in esso e la legavano su un palo, semmai su un montemotola, e poi la andavano a prendere fecondata da un cinghiale e mettevano sangue nuovo. Ma spesse volte questa scopa scappava. E allora il domestico, oltre ai ripopolamenti, come lei ha giustamente detto, il domestico ha anche avuto un suo effetto nel creare una popolazione ibrida. 2 anni fa ho visto un allevamento, non so se abusivo o meno, l'ho fotografato, nel Cilento, di quei maialini vietnamiti che vengono usati da commercio. Ce n'erano una cosa tipo 50. Il giorno, qualche giorno dopo di passare dalla stessa zona, non c'era più nessuno. Chiesi in giro, no, forse sono scappati, o quello si è scocciato di allevarli, spariti. Vi credete che nella stessa zona che oggi mi mandano i telecontrollori le foto, tutti i cinghiali sul muso tipo vietnamita? Tutti i cinghiali che vengono abbattuti, cinghiali, una gran parte dei cinghiali che vengono abbattuti hanno un profilo del maiale vietnamita che ha un naso un po' schiacciato. Hanno creato un'ibridazione con questi vietnamiti adesso. Non immagino adesso che cosa troveremo genotipando la popolazione. Oltre gli... È una specie in cui, diciamo la verità, come molte specie, l'uomo si è divertito a fare l'impossibile, perché anche nei bovini, anche con i cani. Il problema quando è? È quando le specie domesticate da noi hanno ancora il loro parente selvatico. E allora diventa il problema. Non è per il bue, per la mucca, per la pecora, ma lo è per il cane, il lupo, per il cinghiale, il maiale. Ecco, quando ancora in vita la specie selvatica di quella forma che noi abbiamo domesticato, allora si creano problemi, diciamo, gestionali o di conservazione della biodiversità. Ho trovato molto molto interessante il tuo intervento della ricerca. Una cosa che mi interessava particolarmente a livello di curiosità, si è parlato della reintroduzione, dell'introduzione di ceppi balcanici dell'est Europa nel sud Italia, e ricordo che si diceva che venivano scelti questi ceppi proprio per la capacità di riprodursi più volte durante l'anno, quindi di avere una fitness maggiore dal punto di vista riproduttivo. È possibile che queste popolazioni abbiano avuto l'esperienza di un'ibridazione con il maiale già prima, nel senso, le popolazioni ungheresi o balcaniche, è possibile che l'ibridazione con il ferali sia avvenuta già precedentemente e che questo abbia consentito di evolvere queste caratteristiche? Questa è la prima domanda. E la seconda che volevo fare è quanto ci mette un cinghiale nella fase di rinservamento a evolvere le caratteristiche dello sfatto che dicevamo, sia una questione di diverse generazioni, sia una questione nell'esemplare singolo e caratteristiche immunologiche come quella del microbio. Due domande molto interessanti. La prima è molto molto importante, la prima, perché noi abbiamo trovato, e anche pubblicato in letteratura, un gradiente latitudinale, est-ovest, ovest-est, diciamo, di numerosità della cucciolata. Se si va dalla Spagna, passando per l'Italia, i Balcani, poi fino in Oriente, aumenta il numero della cucciolata. Ok? Quindi si passa da circa 4-6 punto cuccioli in media negli spagnoli, fino ai 5.7, se ricordo bene, nei Balcani. Probabilmente per il fenomeno di Celè. E la cosa strana è che l'Italia... stiamo su 6.1 l'Italia meridionale. Quindi è vero il fenomeno che l'importazione di questi ceppi balcanici, che hanno una maggiore fertilità, hanno stagioni riproduttive più lunghe, poi godono anche della quantità di alimento maggiore che è direttamente collegato alla fertilità, però è oltre anche quelli di origine. Quindi sicuramente ci deve essere qualcosa che o gli italiani o gli stessi est europei che venivano usati per queste traslocazioni per la caccia possono aver avuto, diciamo, qualche gene domestico che le ha fatto aumentare. In regola un animale non fa più figli di quelli delle sue mammelle, dovrebbe, anche se non è sempre rispettata questa regola molto banale. Quando si trovano cucciolate di così numerose, sì, c'è qualcosa del genere. Ovunque noi abbiamo genotipato cinghiali, l'abbiamo fatto solo in Italia, non con quelli dei Balcani, che avevano cucciolate grandi, fino a 10 cucciolate, ma non le sembianze di un cinghiale, c'era un'introgressione genica, c'è qualche mutazione, ci sono delle mutazioni già descritte, molto caratteristiche, c'è un ricercatore, si chiama Fang, che ha proprio classificato le mutazioni, dice se c'è questa mutazione sul genoma
è entrato qualcosa, ha avuto a che fare con il maiale qualche generazione fa. Beh, noi l'abbiamo trovato ogni volta che la cucciolata esce da questa. Riguardo alla seconda domanda, che pure è interessante, ma mi sono dimenticato. Ah, i tempi. Giustamente me l'ha ricordato Simona, che se ne sta occupando. È interessante questa cosa, perché in effetti noi per fare un maiale ci abbiamo messo 9500 anni, anche se un po' meno, già erano maiali quelli del Medioevo. Nel senso, il processo di domesticazione è un OGM, di fatto, che viene piano piano trasformato però con la selezione artificiale. Poi a un certo punto prendiamo questa bestia, lo rimettiamo in campo e nel giro di poche generazioni, anche qualche decina, noi stiamo intervistando molti pastori sardi che hanno questa pratica e loro ci dicono: no, ma fino al mio trisavolo ha preso i maiali e li ha portati sul Golgo, sul Gennargentu, cioè stiamo parlando di poche generazioni e i caratteri di questi maiali che vivono allo stato brado sono con la cresta, le difese, la coda non è più arricciata ma è lineare con il pennacchio finale. Cioè, allora perché per diventare domestico ci metto 10.000 anni e per diventare selvatico ci metto... E questa è una domanda interessantissima, nel senso che ce la stiamo ponendo e stiamo vedendo che molte volte i genomi non aspettano la mutazione giusta, ma regolano gli stessi geni in maniera differente. C'era un genetista famoso che studiava il lupo e il cane e diceva: in un chihuahua c'è la ricetta per fare il lupo, però fa il chihuahua. I genomi cambiano poco, ci sono le mutazioni, però i tempi di adattamento dipendono da come vengono regolati i geni, dagli attivatori, i depressori. Noi qualcosa l'abbiamo trovato, lo stesso esempio classico che si fa sui libri di Biston Betularia, no? La farfallina melanica dell'area inglese che diventò melanica in così poco tempo. Si è visto che il gene che controlla la melanizzazione, questo cortex, che è un gene lunghissimo, all'interno si è piazzato un trasposone che regola l'espressione genica di cortex e la fa diventare melanica. Non è che con la rivoluzione industriale, tac, è uscita la mutazione giusta al momento giusto e le farfalle sono diventate. Ci sono delle regolazioni di geni che, e quindi sì, sono molto ristretti i tempi. Io non voglio nemmeno togliere tempo perché sono altre relazioni, se ci sono domande...